Forse diciamo che Napoli in questo momento sta attendendo i play-out. Assolutamente sì. Sicuramente Treviglio sta riuscendo a impostare la gara come la voleva impostare, lo dimostrano i 5 rimbalzi di Isley in meno di un quarto e mezzo. Ora c'è Frazier che va a trovare altri due punti, 38-26. Quindi insomma sì, Treviglio ha molta più voglia di Napoli, lo dimostrano le statistiche, lo dimostra il punteggio. Ora vediamo che Turner prova un altro tiro difficile, stavolta non entra. Il rimbalzo offensivo è di Jermaine Thomas, altri due punti di Jermaine Thomas. È fondamentale per Napoli in queste ultime tre gare ritrovare Jermaine Thomas, partito in sordina, si era ripreso, ha fatto più di una gara in doppia cifra di punti segnati, nelle ultime gare forse è apparso un pochino più in penombra. Adesso vediamo che Tommaso Marino, ecco qui fallo commesso da Mattia Mastroianni, probabilmente no, fallo offensivo di Tommaso Marino. Sì, c'è stata una trattenuta rilevata dagli arbitri, forse non l'ha notata nemmeno lui, ma c'è stata. Buona azione difensiva da parte di Napoli. Treviglio ci sembra, ripeto, carica mentalmente. Vediamo comunque come proseguirà questa gara. Thomas che lavora in palleggio. Bel canestro di Thomas nel traffico, Mario. Assolutamente sì, Jermaine Thomas ora sta prendendo tutte le responsabilità che si addicono a, insomma, a un play americano. Frazier ora cerca Marino, che cerca Isley, a cui viene negata la ricezione da Alessio Ronconi, che riesce anche a impedire la rimessa laterale. Turner per Mastroianni, canestro, due punti, time out obbligato per Treviglio. Napoli che torna sotto, Napoli torna a meno 6, 38-32. Ottima la prova difensiva di Ronconi, che prima impedisce la ricezione.